Sì, sono molto felice per il gol, ma soprattutto per la nostra vittoria, perché lo so, tutto quello che abbiamo in lo spogliatoio, quanto ci serviva, quanto volevamo questa vittoria, quindi veniamo anche dalle partite che secondo me abbiamo perso dei punti, cioè a parte quella di Frosinone che è stata veramente una brutta partita, però sono molto felice per oggi, però bisogna dimenticarla già perché martedì abbiamo un'altra guerra. No, 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 assolutamente. Cioè, vorrei iniziare e chiederlo anche ai tifosi nostri di essere vicini a noi sempre perché siamo veramente un gruppo sano che tutti si prendono le responsabilità, ci sono dei momenti di difficoltà come se è stato fino a oggi. Però abbiamo fatto una bella partita e una vittoria importante per andare avanti. Quindi è stata una buona settimana di lavoro e abbiamo messo tutto oggi in campo. Bisogna continuare così. No, non sono d'accordo. Secondo me anche l'anno scorso facendo la mezzala ho fatto delle buone partite. Poi come è capitato anche questa stagione che Mister, quando aveva bisogno di me, ma era in altro ruolo, diversi ruoli, mediano, esterno, io ho sempre la mia disponibilità, ovviamente, ma non posso dare quello che posso dare come mezzala perché è quello che mi piace di più a farlo. E secondo me c'è questa libertà, magari. Non so, anche, posso dire anche mentale, non so, dei movimenti perché viene tutto in automatico, anche se magari ogni tanto cioè bisogna fare dei spazi per i giocatori più forti individualmente, come Insigne, come in Prota, io lo so che devo attaccare quegli spazi, devo fare spazi per gli altri, e che secondo me oggi c'è stata una bella partita da parte di tutti. Sì, l'abbiamo fatto, cioè, ovviamente gli ho dato solo un abbraccio, un bocca al lupo, perché ovviamente non puoi parlare tanto, soprattutto dopo una partita di genere, secondo me anche io dopo Frosinone non volevo abbracciare nessuno, ero nervoso, tutto qui, quindi però Ete è sempre un amico che ci dava tanto in spogliatoio anche come persona.